Ed eccoci di nuovo qui per Fashion & Trend da Floriana Cafisio, abbiamo qui con noi Adriana Pannitteri. Salve, buonasera. Buonasera a lei. Intanto un po' di emozione perché le sfilate di Jamal sono sempre pazzesche e soprattutto quello che io apprezzo è il suo stile, che è un incrocio di Oriente e Occidente e questa capacità di miscelare tutte le cose belle della sua terra con la nostra terra e soprattutto i colori con quei verde smeraldo, quindi insomma è veramente una bella serata. Sì, su questo mi trovo d'accordo perché lui ha la capacità di creare queste fusioni culturali che poi alla fine escono fuori con delle realizzazioni di abiti stupendi. Sì, io ho indossato anche degli abiti di Jamal per alcune occasioni, per esempio per la presentazione di un premio letterario in Toscana e avevo proprio un vestito di un verde molto particolare con una trama lavorata, ma soprattutto lo devo dire, Jamal è anche un amico, è soprattutto un amico e quello che io apprezzo è proprio la sua capacità di essere amico e di avere quella dolcezza e quella capacità di stare insieme, di fare rete, di fare una bella accoglienza che non tutti hanno. Ma infatti siamo tutti in trepidante attesa di vedere la sua nuova collezione. Siamo tutti un po' curiosi e ovviamente speriamo, insomma, anche non avendo il fisico delle modelle, però di poter indossare prima o poi qualcosa della sua nuova collezione. Ma sicuramente, noi abbiamo avuto modo di ammirare la sua ultima collezione quest'estate a Palazzo Colonna a Roma ed erano degli abiti stupendi, quindi le aspettative per quest'altra collezione sono molto alte. Beh, non ci può deludere, Jamal, assolutamente non ci può deludere. Io ho mancato quella di quest'estate per problemi di lavoro, però insomma, spero di rifarmi questa sera. Sicuramente. Io la ringrazio, è stata gentilissima. Buona serata. Buonasera a lei, grazie mille. A dopo da Fashion & Trend. Ciao.